Grazie Presidente. Io credo che al solito si cerca di portare in quest'Aula e da quest'Aula trasferire attraverso il collegamento che si ha con i cittadini, il collegamento esterno, una serie di contenuti che sono estremamente falsi. Ci è stato detto oggi che da settembre non è stato fatto nulla, parto da questo dato. Ora, mi interessa più specificare quello che è successo ieri, un consiglio di amministrazione che ratifica la mobilità per queste 30 persone. È successo ieri. È successo in maniera totalmente contraria e quindi una sorta di, chiamiamolo per quello che è, tradimento rispetto all'accordo fatto a settembre. Un'amministrazione, vorrei rispondere a chi mi ha preceduto, non amministra con suggerimenti. Le amministrazioni amministrano con degli atti legittimati dalla normativa vigente. L'accordo fatto a settembre con le organizzazioni sindacali, con il vertice della multiservizi, e quindi con anche i lavoratori, è quanto previsto a norma di legge, è l'atto che conta. Ecco, ieri il Consiglio di amministrazione lo ha tradito. Ora, nell'anticipare quello che comunque questa maggioranza, e a questa maggioranza stiamo chiedendo di sostenere, e quindi il controllo da parte della multiservizi che sia posto in capo al socio di maggioranza immediatamente o quantomeno nel momento più immediato possibile, proprio per dare un segnale molto chiaro a chi tradisce gli accordi fatti con questa amministrazione. Il tempo delle prese in giro dei cittadini romani, dei lavoratori romani, è finito. Questo lo voglio ribadire perché evidentemente c'è ancora qualcuno che pensa, che sta pensando, continua a pensare che stiamo giocando. Qui non si sta giocando, tantomeno con la vita dei lavoratori, a cui tutto il percorso che è stato fatto fino a oggi lo ha specificato ancora una volta l'assessore e poi chiaramente lo ha ribadito il consigliere Di Palma che ha seguito questa istruttoria fin dall'inizio, è stato volto tutto questo lavoro alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Ora ci venite a dire, e lo avete detto entrambi, che non è vero che la normativa vigente in qualche maniera non ci consente di fare quello che avevamo promesso. Allora, se fosse vera questa cosa, perché la GCOM è intervenuta dicendo che una parte di quanto previsto nella gara a doppio oggetto deve andare sul mercato? Perché? Sì, perché è intervenuta dicendo questa cosa? Perché evidentemente la normativa vigente impone che per un certo livello di servizi, una certa categoria di servizi considerati non essenziali, bisogna andare sul mercato. È la normativa vigente. Non è un'invenzione del 5 Stelle di questa amministrazione. Io vi vedo muti, come vi vedo muti rispetto al fatto che l'attuale compagine della società multiservizi, per cui il socio di minoranza al 49% detiene il vertice dell'azienda, è un qualcosa che va avanti dai tempi di Veltroni e ha attraversato anche Alemanno fino ad arrivare fino ad oggi. No? Se noi non abbiamo cambiato questa compagine è perché evidentemente a fronte degli accordi che, ripeto, avevano come obiettivo la salvaguardia dei livelli occupazionali, accordi firmati dalle parti e oggi traditi, è evidente, no, che a questo punto non rimane altro che fare quello che abbiamo sempre detto, prendere il controllo dell'azienda, fare in modo che la società AMA, la società partecipata al 100% di Roma Capitale, possa controllare effettivamente un'azienda che aveva promesso una cosa e non l'ha fatta, l'aveva scritta su un accordo, così come dice la normativa vigente. Quindi, cari
care opposizioni del PD meno L più L più tutto quello che volete voi, che prima avete applaudito insieme entrambi a tutte le ciance che avete raccontato, per coerenza ora dovreste votare no all'atto che presenteremo, perché voi non l'avete mai cambiato e chi lo sta cambiando siamo noi. Per coerenza dovreste votare no, ma non voterete mai no, perché voi cambiate a seconda dell'interesse politico, dell'opportunità politica attuale, l'interesse dei cittadini non l'avete mai fatto. Lo dicono le normative vigenti che avete fatto voi quando avete governato a livello nazionale per decenni, e lo dite anche quando avete governato, lo dicono tutti gli atti amministrativi che avete prodotto negli anni in cui avete governato Roma. Per cui la compagine della multiservizi è sempre rimasta controllata dal socio di minoranza che detiene il 49%. Quindi se avete il coraggio di essere onesti una volta per tutte, votate no all'ordine del giorno che verrà presentato da questa maggioranza. Grazie.